Quinto Vicentino nega con tutte le sue forze davanti al giudice di essere stato l'amante di chi che sia, tantomeno della moglie dell'avvocato prima che lei se ne separasse, ma il legale, ex consorte, lo incastra e porta le prove inequivocabili della tresca grazie agli scatti bollenti dei detective privati. Così adesso l'amante rischia di finire a processo per falsa testimonianza, avendo sostenuto tra l'altro di non aver mai spedito messaggini galanti o che non aveva mai pernottato con la signora in un hotel di Gallio, smentito dalla notifica spedita dalla questura di Vicenza.